Ciao a tutti ragazzi, eccoci qua per questo nuovo video. Oggi sabato pomeriggio si parte per il primo weekend della stagione, o la prima, diciamo, due giorni. Oggi destinazione Svizzera, infatti oggi voglio andare appunto in Svizzera perché domani voglio fare un giro lì in zona. Volevo fare, diciamo, la Valle Intervi e andare a vedere il Balcone d'Italia. Ve l'ho già portato, però voglio ritornarci perché è una bella zona e colgo l'occasione per testare un po' il nuovo navigatore, che è lo Zumo XT. Ve l'ho già fatto vedere in un precedente video, però oggi volevo testarlo molto molto meglio. Ho impostato il percorso sul PC, l'ho importato sul dispositivo per appunto avere i percorsi già salvati, quelli che voglio fare tra oggi e domani. Devo ancora capirlo ancora bene, però sicuramente prossimamente arriverà un bel video recensione dove appunto vi spiegherò un po' nel dettaglio l'uso di questo bel navigatore. Quindi niente ragazzi, intanto che le strade non sono ancora il top, vi saluto e ci vediamo dopo. Siamo entrati in Svizzera senza problemi. Sono un po' più attenti però questa volta con la dogana, di solito non c'è mai nessuno. Questa volta sono un po' più attenti, quindi ora usciremo di nuovo dalla dogana per rientrare dall'altra parte. Ok, quindi ragazzi, Svizzera. Chiasso ragazzi. Comunque bellissima la Svizzera davvero. Bella, bella, bella. Adesso andremo a prendere il lago di Lugano e fare il giro del lago di Lugano. Quindi a dopo, quando ci sono pezzi di strada un po' più bellini. La strada ragazzi, peccato che non si può andare veloci, che qua se no ti fanno il ciul. Comunque siamo, fra un po' rientriamo in Italia. Eccoci in Italia, qua c'è la dogana, vabbè se c'è la dogana. Comunque costa di più la benzina in Svizzera che in Italia per il momento, penso. Adesso vedremo appena passiamo Italia. Vediamo se qua c'è qualcuno. Non c'è nessuno. E via. Comunque per il momento il navigatore è davvero ottimo. Cosa bella è che quando impostate un waypoint o comunque una tappa intermedia, quando la passate non fa come Google Maps che vi fa tornare indietro, dovete andare a schiacciare. Qua vi fa andare avanti. Comunque ragazzi, questa girata è per ricordare la mia prima girata, il mio primo viaggio con la primissima moto, ovvero la Kawasaki Z750, ed ero venuto appunto in queste zone a Brusimpiano, che è a confine con la Svizzera prima di Ponte Tresa, e mi erano piaciute davvero tanto queste strade. E perciò ho detto andiamo a rifarle. Però prima ragazzi vi faccio vedere una cosa. Adesso magari mi fermo un attimo. Vi faccio vedere questa cosuccia. Voi andando a premere sul la cosa del telefono
potete chiamare, no, rubrica, elenco chiamate, chiamate effettuate, così chiamiamo subito la mamma. Vedete, così non dovete tirare fuori tutte le volte il telefono e potete chiamare. Infatti ne è partita la chiamata. Ok, magari poi quando arrivo in albergo con ti mando WhatsApp. Va bene. Va bene, ciao. Vedete ragazzi, molto semplice anche andare a telefonare direttamente dal navigatore. Quando ci fermiamo possiamo andare a chiamare direttamente ed è secondo me una cosa molto molto comoda. Comunque qua siamo vicini al confine e guardate che bella strada. Guardate che bella strada. Oh. Eccoci ragazzi, altra dogana, terza e ultima dogana di oggi. E siamo di nuovo in Svizzera. €1,8 costa di meno in Italia, ragazzi. C'è un po' di traffico nell'anima. L'ho scelto proprio incagnato l'hotel. Bello! Ecco qua ragazzi, Lugano by night, spettacolo, Lugano by night, Lugano, Lugano by night. Io direi ragazzi che ci vediamo direttamente domani per il proseguo di questo giro, di questo giro. Il giorno dopo. Eccoci ragazzi, questo è l'alberghettino che ho trovato, Grotto Flora, bellissimo. Comunque partiamo per questa seconda giornata. Ok, si parte per questa seconda giornata ragazzi. Zona davvero bellissima. Che bella Harley Davidson. E niente, guardate qua, ci troviamo vicino Lugano, sulle colline qua nella zona. Spettacolo. Oggi destinazione
Valintelvi, passando dalla Valmora, andremo su per la Valintelvi. E ci vediamo più tardi. Più tardi, ma che spettacolo! Che spettacolo! Guardate che bello il lago di Lugano! Buche in Svizzera! Bellissimo! Ragazzi, si sale per la Valmara. Guardate che belle stradine. Col panorama del lago ancora. Stradellina, che stradellina piccata, è impiccata. Complimenti ciclisti, complimenti. È impiccata proprio questa. Ranzo di Telvi, Valmara. Con un decano si può andare via. Valmara, Valmara, bellissima, complimenti. Poi strade svizzere spettacolari. Qua c'è la dogana. Qua non c'è nessuno. Bellissima. Bella impiccata, eh. È uno spettacolo sta stradina. Eccolo qua, Italia. Ragazzi, che strada. Alta Valle Intelvi. Adesso andiamo a vedere il balcone d'Italia. Bella, bella, bella. Ranzo di Intelvi.
spettacolo. Ah, dicono strada dissestata, ma sembra che l'hanno rifatta tutta dall'ultima volta che sono venuto. Almeno il primo pezzettino qua, no, niente. Ok, come non detto, pieno di buche, bellissimo il posto però, ragazzi, bellissimo. Bestia strada di merda. Bello il paesaggio, il panorama, ma strada di merda. Davvero fantastico, ragazzi, consigliatissimo. Ora si prosegue rotta verso casa. È da un po' che volevo venirci, davvero davvero bello. Ora si torna giù e ci si ferma poi a Argegno, no? Sì, Argegno. Cioè, mi fermo, non è che mi fermo. Rotta verso Argegno per farsi il lago di Como. Un tratto del lago di Como. Davvero, davvero posto stupendo. Peccato la strada che fa un po' cagare, però. Qua avevo trovato una cosa per fare la foto, e qua non la facciamo la foto. Ma ci sta un bel footage con la motocicletta. Incantevole Valintervi, ragazzi, adesso scendiamo e andiamo a vedere il lago di Como. Ci sta un giretto così. Visto che poi se si parte comunque presto dai posti vicini non si trova neanche casino dove si vuole andare, perché sennò vabbè, la domenica si trova un po' casotto. Però adesso che cambio lavoro ritorno a fare panettiere, ragazzi, adesso che ritorno a fare panettiere avrò libera non più sempre la domenica ma anche qualche giorno in settimana, e quindi magari farò invece che weekend giro infrasettimanale, dove appunto magari ci sarà in giro un po' meno gente. Comunque Valmara e Valintervi davvero bellissime, veniteci a fare un giro, consigliatissime. La strada si fa abbastanza bella e tortuosa, ragazzi, spettacolo. Di Como, ragazzi, da un lago all'altro, spettacolo, spettacolo. Bella stradina, bellissimo il lago di Como, lago di Como, e via col lungo lago, via col lungo lago. Libera è più bello, quando c'è la strada libera,
Che se vabbè il lago, lungo lago qua non è che è entusiasmante. Si sale, si sale. Forse arrivano un po' di curve adesso. Comunque il navigatore sta andando davvero bene, soddisfatto, anche se ogni tanto nel calcolo del percorso mi fa prendere i traghetti così a caso, però è la macchinina cinquantino, è una macchinina cinquantina. E niente ragazzi, adesso sono tutte statali, quindi vi saluto qua, spero che questo video vi sia piaciuto, se così è mettete un bel mi piace. Ricordatevi, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale lasciando attiva la campanella delle notifiche per restare sempre aggiornati sui video che faccio e sulle novità. Quindi ragazzi, ancora grazie e alla prossima. Ciao, ciao.